Oggi celebriamo la memoria della Vergine addolorata, proprio come sotto la croce, all'ombra della croce, così all'ombra della festa, dell'esaltazione della Santa Croce, la Chiesa nella sua sapienza ci invita a fare memoria, a contemplare la Madre addolorata, la Madre sotto la croce, possiamo dire anche la Madre crocifissa, nello spirito e nell'anima. E proprio riguardo al Vangelo che abbiamo proclamato, San Bernardo dice quanto deve essere stata forte per lei e, se vogliamo, anche quanto profondo, intimo il dolore deve essere stato per lei ascoltare queste parole, che da una parte la misericordia, l'accoglienza, l'amore materno nei confronti del discepolo amato, che è immagine di tutti noi che siamo i discepoli amati dal Signore, più di tutti, ciascuno di noi è amato più di ogni altro, lo possiamo dire, questa è una follia evidentemente, perché è Dio e quindi Dio può amare tutti più di tutti, è una follia, ma è così, non ci sono preferiti perché tutti sono preferiti. Non ci sono primi perché tutti sono primi, ma è Dio e lo può fare, perché mentre noi abbiamo dei limiti e quindi in quei limiti ci muoviamo anche negli affetti, stiamo meglio con una persona piuttosto che un'altra, diciamo la verità, anche nelle famiglie, magari un genitore è portato, forse perché un figlio è più debole, più malato, questo vediamo anche nella natura, ad avere forse più attenzioni per uno, e questo crea molte volte problemi. Tante volte, per esempio, un figlio, un piccolo, si ammala e durante un anno, due anni la madre è tutta riversata su questo figlio, giustamente, ma gli altri figli quello lo vivono in una maniera devastante, e non che la madre non abbia poi attenzione anche per gli altri, ma è una madre umana e quindi quello che ha dà anche nella grazia, mentre invece Dio, siccome noi possiamo solo ipotizzare qualcosa, quel segnetto che mettiamo in matematica, quell'otto rovesciato che è infinito, per dire che cosa? Nessun matematico lo può spiegare. Che cos'è l'infinito? Non sappiamo, è una cosa che non ha inizio e non ha fine. Ecco, allora, in un amore così grande ama tutti infinitamente, cioè è una cosa che non finisce mai, non finisce mai, per cui io posso dire io sono il preferito di Gesù, io lo sono, e quindi anche di Maria per partecipazione. Ma è anche vero che nella carne, dice, questa è stata una spada che ha trafitto il suo cuore, perché al posto di Gesù ti trovi il discepolo amato. Allora, in questo martirio profondo di Maria c'è tutta la nostra salvezza, perché nel grembo di Maria Gesù ha preso la carne umana con la quale avrebbe sofferto, con la quale avrebbe obbedito, con la quale, come diceva la prima lettura, con grida e lacrime avrebbe offerto preghiere e suppliche per salvare lui dalla morte e per salvare tutti noi dalla morte. Quanto è importante Maria, quanto è importante tutto quello che ha vissuto Maria, perché oggi noi facciamo memoria e contempliamo i sette dolori di Maria sotto la croce, ma Maria ha cominciato dall'inizio a soffrire. Ha cominciato dall'inizio a entrare in un combattimento unico, da questo modo misterioso in cui è rimasta incinta, in cui Dio ha superato ogni schema per mostrare il suo avvento tra di noi, la sua incarnazione, ha scelto una ragazza, l'ha resa senza peccato, l'ha resa immacolata per sopportare l'urto del peccato degli altri, per sopportare l'urto dell'odio, della gelosia, della mormorazione, della calunnia. Ragazzina, non solo lei è rimasta incinta giovanissima, ma ha subito tutto quello che ha subito in un paesino come Nazareth, e ha dovuto passare attraverso questo grande dubbio di Giuseppe, e anche lei era lì e non ha detto una parola, lasciando che fosse il Signore a parlare a Giuseppe. E anche qui avremo molto da imparare, io per primo, vorremmo spiegare, aiutare gli altri subito, nevroticamente, senza lasciare spazio al Signore, quasi anticipando il Signore, insegnando al Signore come dovrebbe parlare e aiutare gli altri. E quello ha imparato a soffrire sin da piccola per una grazia speciale, per cui quando dici ti saluto piena di grazia, non è soltanto per accogliere il Signore nel suo grembo virginale, ma per tutto ciò che questo ha significato. Essere madre di Dio significa essere madre della salvezza, e quindi madre del crocifisso, e quindi crocifissa con il crocifisso dall'inizio. E come i bambini nel grembo imparano tante cose e ricevono il DNA e ricevono tutto, e per esempio una mamma che sta pensando all'aborto, sta pensando a rifiutarlo, un bambino lo vive dentro già, lui lo sa perfettamente. E così Gesù nella sua umanità ha imparato a reggere l'urto della calunnia, del male, sin dal seno di Maria, e così durante tutta la vita. Non abbiamo
tempo, ma sappiamo quante volte Maria ha dovuto sopportare l'urto, anche delle parole dure di suo figlio, per entrare in quella missione, in quel ministero così difficile, così incomprensibile, che è offrire il proprio figlio. Io vi invito oggi, invito me a meditare questo. Cosa vuol dire Maria addolorata? Cosa vuol dire Maria ai piedi della croce? Che lei è stata madre offrendo suo figlio. Quale madre può offrire suo figlio per la salvezza del ladro che viene dentro casa sua? Chi? Chi offre suo figlio? Ecco, per capire quanto è misterioso e quanto è immenso il piano di Dio. Per salvare il peccatore, diciamo nel preconio pasquale, hai sacrificato il figlio, ma questo significa che Maria, insieme al padre, che è nei cieli, ha sacrificato anche lei suo figlio, e non solo per prendersi il discepolo amato, che ancora, no, per salvare esattamente quelli che lo stavano dileggiando, che lo stavano sputando, lo stavano insultando. Allora vi invito io, per primo, tutti noi oggi a dire: ma io posso sacrificare mio figlio per la salvezza di chi mi è accanto, anche alle persone lontane forse, che non conosciamo, legate a noi misteriosamente, ma io oggi in questa giornata posso sacrificare mio figlio, offrire mio figlio? Chi è mio figlio? Che significa per me sacrificare mio figlio, come Abramo con Isacco? Come? Chi è mio figlio? Forse quel mio pensiero, forse quella mia idea, forse quella mia intuizione meravigliosa, forse quel mio progetto, forse me stesso, forse una parte di me, una parte della mia carne, come Gesù era una parte della carne di Maria. Che cos'è oggi che io sono chiamato a offrire per la salvezza? Perché per questo Suor Paola 50 anni fa ha fatto la professione religiosa, e per questo io oggi sono prete, per questo non ci sposiamo, o per questo si sposano, è lo stesso, perché sposarsi non ha nessuna differenza con quello che viviamo noi, perché ti sposi con una, con uno, come noi siamo sposati con uno, e lì c'è un'indissolubilità, una fedeltà a questo, perché un matrimonio non può funzionare se la madre con il padre non offrono i figli, cioè non offrono l'amore, la fecondità del loro amore, gratuitamente, così, come si dice a Roma, uffa, così, senza pensare che ci sia mai gratitudine per questo. Offrire la mia vita per chi forse dirà: non me ne faccio niente, e intanto gli apriamo le porte del cielo, ma lui non lo sa, forse lo saprà all'ultimo momento della sua vita. I ragazzi nella scuola, certamente l'istruzione, tutte le riunioni, questa vita così offerta su questo altare che è la scuola, che è l'istruzione di tanti giovani, ma dentro tutto questo c'è un dolore, una sofferenza, che è l'offerta di se stessi, che quante volte hai dovuto rinunciare a quello che pensavi, quante volte hai dovuto spezzare la tua volontà di fronte ai superiori certamente, ma di fronte alle situazioni, alla realtà che si impone, che ti mangia, esattamente come Maria, trapassata da una lancia, e così ogni giorno. Allora oggi forse, se una sorella ti dice una cosa cattiva e ti trapassa con la lancia, senza magari neanche accorgersene, quello è il momento più prezioso, lo puoi offrire, quello puoi offrire, quella offesa, quel non essere compresa, accettata, per la salvezza di quella sorella e di tante altre persone. Perché questa è la fecondità, è la ricchezza, è l'immensità della nostra vita, in questo capovolgimento della mentalità mondana, in questo cielo sulla terra, in questo cielo sulla terra che si è dato in Maria, che sotto la croce è stata con Cristo crocifisso per noi. Per questo è nostra madre, per questo noi nel seno di Maria, cioè nel seno della Chiesa, impariamo come Gesù a vivere così, a dare la nostra vita, a offrire la nostra vita, a soffrire per amore, perché il peccato porta sofferenza. Maria, che non ha sofferto nel parto perché è immacolata, ha sofferto per il peccato, per salvare. E allora lì, sotto la croce con Gesù, ha sofferto. E questo anche per noi, rigenerati nel battesimo, siamo immacolati con lei, molto deboli, cadiamo tante volte, ma possiamo offrire la nostra vita per salvare dai peccati questa generazione, portando nel nostro corpo quello che manca alla passione di Cristo, insieme a Maria, insieme alla Chiesa. E questa è la nostra missione, e questo è quello che auguriamo a Suor Paola per questi prossimi 50 anni che la attendono, e per continuare poi anche in cielo come Teresina a fare del bene come tutti i santi. Allora, con gioia e con gratitudine, di quello che Dio ha fatto con Paola lo farà con tutti noi. Quindi il più grande augurio anche per le più giovani è dare il nostro figlio, offrire la nostra vita per amore delle persone con Cristo.